Prenderà il via venerdì 12 luglio e proseguirà per 10 serate fino al 21 la Sagra del Pesce di Chioggia, giunta quest'anno alla sua edizione numero 85. L'evento si terrà come di consueto nella splendida cornice del centro storico della città, lungo Corso del Popolo. Fulcro della sagra saranno i sapori del mare e della laguna, ossia piatti tipici della cucina locale preparati negli stand allestiti dalle associazioni. Ci sarà anche spazio per le ricette più classiche della tradizione come il sahor, il fritto misto con polenta. Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, il comando di polizia locale ha disposto un'ordinanza per regolare transiti e soste nell'area interessata alla manifestazione. In particolare, è stato disposto per tutti i veicoli il divieto di sosta dalle ore 14 del 4 luglio sino a smontaggio delle strutture, ossia entro le 24 del 24 luglio in Corso del Popolo, fronte Municipio, Palazzo Morosini, Ufficio Postale, Banca Intesa San Paolo, Palazzo Morari, Supermercato in Farmacia al Duomo. Nelle piazze poi ancora Raimondo Calcagno e Granaio, in Campo San Martino, in Campo Mughette, nel tratto da Calle Airoldi al Bar Bellini e in ogni altro punto dove sia necessaria l'installazione di strutture per sagra. Dal 12 al 21 luglio è disposto il divieto di transito e sosta con rimozione del mezzo in Calle San Giacomo, in Calle Duomo e in Corso del Popolo, tratto compreso tra Calle San Giacomo e Rotatoria Campo Marconi, eccetto per i mezzi di soccorso. Corso. Torna anche Margherita Estate, l'appuntamento musicale più atteso dal 2 al 19 luglio, 12 serate in Piazza Mercato a ingresso libero con le maggiori cover band. Giunto alla 44esima edizione, torna ad animare l'arena di Piazza Mercato con un ricco programma di concerti organizzati dal settore cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dal Vivo Eventi. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21. In loco sono presenti anche punti di ristoro, un'area giochi per bambini. Inaugura il programma il tradizionale concerto della GOM, Giovane Orchestra Metropolitana, con un viaggio musicale tra le colonne sonore da Morricone a Zimmer, senza dimenticare le incursioni pop. Il 3 luglio invece è riservato ad un appuntamento speciale con la musica e la storia in occasione del 700° anniversario della morte di Marco Polo. L'orchestra Fiati della Fondazione Santa Cecilia dedica al viaggiatore veneziano una favola musicale del maestro Antonio Rossi. Il 4 luglio invece la rivelazione di The Voice Senior Luca Minelli calca per la prima volta il palco di Marghera in un'elegante esibizione coinvolgente che omaggerà i grandi classici della canzone italiana, mentre il 5 luglio chiudono la prima settimana di programmazione i Ritmi Latini dei Battisto Coco, il celebre gruppo veneziano che ha trovato palco in Nubio, perfetto tra dialetto veneziana e salsa, mambo e cia cia cia. Il comune di Quarto d'Altino, rappresentato dall'assessore Stefania Borga e da uno dei membri del gruppo urbano locale Maria Teresa Dalbo, ha partecipato a una visita transnazionale a Bucarest, in Romania. L'incontro si inserisce nel contesto del progetto Urbat Green Plus, di cui Quarto d'Altino è partner e mira alla rigenerazione verde del centro civico di Altino. Per la prima volta il comune ha partecipato e vinto a un bando europeo di collaborazione con Spagna, Portogallo, Polonia, Romania, Francia, Germania, Irlanda e Slovacchia, che ha tra i propri obiettivi lo scambio di buone pratiche per la valorizzazione in chiave culturale, turistica e ambientale di una propria eccellenza non ancora sufficientemente promossa e messa nelle condizioni di essere pienamente fruita dai residenti e dai turisti. Nello specifico, il Comune di Quarto d'Altino, insieme alla Carta di Altino, ha scelto come caso studio da portare nel tavolo di lavoro europeo la riqualificazione dell'area del centro civico di Altino, che prevede anche attività e progettualità culturali ed educative legate all'innovazione e alla creatività con l'uso di tecnologie. Durante i 2 giorni di incontri, i partecipanti hanno visitato i luoghi di Bucarest destinati alla rigenerazione e partecipato a 2 workshop.
L'amministrazione comunale di Quarto d'Altino e il gruppo urbano locale sono già all'opera per organizzare una giornata di conoscenza aperta al pubblico che vedrà il centro civico di Altino e le sue aree vicine protagonisti di numerose attività in mezzo alla natura e di intrattenimento. L'evento, previsto per il 14 settembre, offrirà una varietà di iniziative dalla mattina alla sera con un programma dettagliato che sarà diffuso poi nel corso dell'estate. Un altro weekend di disagi e scioperi per i pendolari e i viaggiatori. Il gruppo FS ha infatti comunicato che dalle ore 21 di sabato 6 luglio alle ore 21 di domenica 7 luglio i treni potranno subire cancellazioni o variazioni per uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia, TPR e Trenord, proclamato dai sindacati CUB Trasporti SGB. L'agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Si tratta del quarto sciopero proclamato da CUB negli ultimi mesi, nell'ambito delle trattative per il rinnovo del contratto da cui i sindacati di base sono esclusi. Gli scioperi hanno visto una partecipazione crescente anche per quanto riguarda l'alta velocità, finora praticamente assente da questo punto di vista. Questa è una nota di David Leoni di CUB, nonostante le precettazioni e anche gli ostacoli che la politica centrale ha posto e a cui si è regolarmente accompagnata una comunicazione che ha tentato di mettere in cattiva luce anche le battaglie del sindacato, hanno puntualizzato. Ma sono mesi in cui gli scioperi si susseguono. I viaggiatori che intendono rinunciare al viaggio, ricorda il gruppo FS, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero. L'ennesimo tuffo in mutande di uno straniero a Venezia si è buttato in acqua ieri dal piazzale della stazione di Santa Lucia. Quando è riemerso, gli agenti della polizia locale di pattuglia alla ferrovia lo aspettavano per multarlo e lui in quel momento si è sentito male. Tutto è successo dopo pranzo, complice probabilmente anche l'afa e il gran caldo. L'uomo, un lituano di 48 anni, arrivato in treno da Verona, appena ha visto il canale uscendo dalla stazione, non deve aver resistito all'idea di rinfrescarsi. Si è tolto così i vestiti, non avendo il costume, rimasto in mutande, si è tuffato con tanto di tonfo udito dagli agenti che erano di pattuglia a due passi dalla ferrovia. Spiegandogli la violazione del regolamento di polizia urbana e il rischio corso per l'incolumità propria per la sicurezza della navigazione, visto il transito dei mezzi in acqua, gli hanno comunque preparato una multa da 800 euro più il DASPO, altri 100 euro, per allontanarlo dalla città prima che potesse proseguire la visita, magari tuffandosi in qualche altra zona. A quel punto il lituano, che era un posto di giri, forse aveva appena mangiato e bevuto, ha cominciato a sentirsi male, la polizia locale ha dovuto chiamare il SUEM. L'uomo, che probabilmente si era buttato durante la digestione, è stato poi soccorso alla stazione e quando si è ripreso è dovuto ripartire.